Cari telespettatori, ben ritrovati a Conoscere i funghi. Oggi parliamo di una specie pregiata, di un porcino per l'esattezza. Parliamo di Boletus estivalis. Il Boletus estivalis è un fungo che cresce abbastanza precoce, comincia già a fruttificare in maggio e dopo più o meno produce delle fruttificazioni durante tutta l'estate. Si riconosce soprattutto per l'aspetto della cuticola, che è una cuticola asciutta, funghi giovani piuttosto carica di colore, un bruno piuttosto scuro, che poi però con la maturazione tende a schiarire e talvolta la superficie, in periodi secchi, tende anche a screpolarsi. Si può riconoscere bene dal Boletus edulis soprattutto per la cuticola, perché la cuticola nell'edulis è più grassa, più untuosa quasi, non tende quasi mai a screpolare, e poi l'edulis ha anche la caratteristica che sotto la carne, sotto la cuticola, la carne è leggermente colorata. Se noi facciamo un leggero taglio al cappello di questo fungo, vediamo che immediatamente sotto la cuticola la carne è bianchissima. Questo è un buon carattere per riconoscere il Boletus estivalis dal Boletus edulis, che invece avrebbe un alone di colore sfumato dal colore della cuticola verso il bianco della carne. Un'altra caratteristica del Boletus estivalis è il bordo del cappello, che tende ad essere sempre colorato. E un'altra cosa ancora, possiamo dire che questo fungo già negli esemplari molto giovani mantiene il colore bruno del cappello, è difficilissimo trovarli molto pallidi, mentre l'edulis, quando ancora non ha preso luce, è quasi biancastro. Anche il reticolo presente sul gambo è un reticolo nocciola, su fondo nocciola, che si estende fino quasi alla base del gambo, quindi abbiamo diversi caratteri per individuare bene questo fungo. Come fungo, è un fungo a carne dolce, molto profumato, forse tra i più profumati dei porcini, però ha la caratteristica anche di essere un po' più vulnerabile alle larve degli insetti, che spesso vanno a nutrirsi della base del gambo e quindi spesso il gambo è un po' larvato. Sotto il cappello ci sono dei tubuli che formano poi la spugna, quella che volgarmente chiamiamo spugna, e che sono inizialmente bianchi. Poi, maturando, diventano giallastri, si vede bene l'evoluzione in questo esemplare più maturo, che diventa, la spugna diventa gialla, e poi negli esemplari maturi diventa verde, verde oliva scuro. Questa è l'evoluzione dovuta alla maturazione delle spore, che sono di colore olivastro e quindi fanno scurire tutta la spugna. Abbiamo conosciuto in questa occasione Boletus estivalis, il porcino d'estate. È un fungo di ottima qualità, ricercato e diffuso soprattutto nei boschi di latifoglie, ma anche nei boschi di conifera. Ed è tutto per oggi, ci rivediamo con una nuova specie.